ricordare quel tipico esempio di corte veneta, con le case disposte intorno ad una grande aia, è rimasto adesso solo il nome della via dove si trovava, di fronte alle scuole elementari. Hanno tenuto conto e hanno costruito questa corte a sistema anche fortilizio. La mura è stata eliminata e si vede soltanto la parte della manifattura Feste di Rosini. Basta guardarsi intorno anche dalla parte del Brolo, il cosiddetto Brolo famoso, dove il padrone della villa centrale, della quale si vedono soltanto alcuni resti perché parte è stata eliminata, il padrone sfruttava il Brolo. Il Brolo era coltivato a disposizione della gente che viveva qua. Il primo documento che abbiamo, che è scritto, che fa riferimento a quello del Merzari, quando parla di Marcantonio Lornia, che era un patrizio veneziano che aveva le proprietà sul ripiano terrazzato, così come erano proprietari di Sagramoso, i contarini dalla parte di Zevi, dalla parte di San Maria. Questo Lornia possedeva una vastissima estensione chiamata Cade Sopra, una zona che va da qui fino a là del canale Milani, circa 2 o 3 chilometri quadrati, una roba che nessuno si sogna adesso di possedere così come unico proprietario. Ma certamente non è che la corte esistesse nel 1797, esisteva certamente prima, anche perché si vede da alcune strutture, per esempio da alcuni portali, si vede che la forma è caratteristica del 600. Questa è la parte, se si può dire così, nord della costruzione della vecchia casa padronale, e sopra il portale ad arco c'era un poggiolo con la ringhiera panciuta rigonfia stile 600 ancora, e tutto l'aspetto era l'aspetto di una villa vera e propria dove risiedeva il padrone. Ecco, la ripresa che sta facendo è quella del Totoni Picchio dalla parte cosiddetta delle castelle. Ogni zona qui intorno ha un nome particolare. Se perde un capitale, abbiamo però un, come si dice, una posizione, una roba bella che vale la pena di tenere in piedi.